Gli anni dell'impegno, 1869-1873. Unito dalla comune convinzione che l'arte debba cercare la propria via per la modernità, percorrendo canali al di fuori delle istituzioni accademiche, l'eterogeneo gruppo dei pittori impressionisti è però ben lontano dal costituire una vera e propria scuola, Manet, Degas, Monet sono difatti artisti dalla spiccata quanto personalissima sensibilità, diversi per carattere come per idee, ma avvicinati da un unico, importante dato comune, il generale disprezzo per l'arte ufficiale. Le ricerche che ciascun maestro conduce individualmente attraverso le proprie opere non sono pertanto vincolate al medesimo campo d'azione. Anzi, non di rado questi artisti sviluppano linguaggi e modalità espressive che, pur partendo da premesse simili, giungono a risultati notevolmente distanti fra loro. Le sostanziali differenze sociali, di temperamento e soprattutto di propositi artistici sono spesso la causa delle vivaci discussioni che si tengono nel locale da essi più frequentato, il Café Joueurs Boys, aperto nel quartiere parigino di Batignolles, da cui la definizione di gruppo di Batignolles, che di frequente la stampa ha usato per riferirsi ai pittori impressionisti. Oltre a Manet, Degas, Bazille, Monet, Renoir e Cézanne, assidui frequentatori del Café Joueurs Boys, tra le avventure del celebre locale parigino, vi è anche Nadar, nome d'arte di Félix Tornasson. Tornasson, qualcosa del genere, scusate la mia pronuncia, non so il francese. Personaggio eclettico e stravagante, giornalista e caricaturista, noto al grande pubblico parigino per la sua attività di fotografo, per cui aveva organizzato singolari escursioni in mongolfiera nei cieli della città. Anche Zola, l'ex compagno di studio di Cézanne e amico di Manet, siede spesso ai tavoli del Café Joyeux in compagnia degli impressionisti e scrive articoli in loro favore, divenendo una delle poche voci in difesa di una scelta artistica non conformista fra le pagine dei giornali parigini. Altra presenza apprezzata dal gruppo di Batignolles è quella dell'aristocratico Marceline Desbottin. Uomo di notevole cultura, scrittore, pittore, incisore, che a dispetto delle nobili origini, conduce una vita da bohemien dopo aver lungamente soggiornato in un lussuoso castello nei pressi di Firenze. Uno degli argomenti più di frequente dibattuti da questo eterogeneo gruppo di artisti e intellettuali è il sempre più diffuso interesse per la cultura orientale, e in particolar modo per le stampe giapponesi. Già nel 1867 si era tenuta a Parigi un'altra esposizione universale che aveva dato modo di conoscere per la prima volta in Europa l'attività, soprattutto opere grafiche, di alcuni artisti del Sole Levante come Cunité, Rui Rossige e Saad Daïd. I lavori di questi maestri consistono per lo più in stampe che raffigurano scene di vita quotidiana in Giappone. Qui potete vedere Claude Monet, La Gazza, Parigi, Musée d'Orsay. La Gazza è questa qui sul cancelletto. I lavori di questi maestri, dicevamo, consistono per lo più in stampe che raffigurano scene di vita quotidiana del Giappone contemporaneo, la cui immediatezza di stile influenzarono un poco le soluzioni figurative degli impressionisti, ciò che attrae maggiormente pittori come Manet e Degas. È il linguaggio grafico dell'arte orientale, basato su un accentuato linearismo decorativo, unito a un uso prezioso del colore, ma anche sui curiosi schemi compositivi, spesso giocati su punti di vista rialzati.
Scorci drammatici e singolari dislocazioni del soggetto principale. In altre parole, gli impressionisti guardano le opere giapponesi come una nuova fonte per potervi cogliere suggerimenti mirati a risolvere quei problemi teorici e tecnici che le loro ricerche pittoriche vanno incontrando ben lontani da subirne passivamente il fascino o da riprenderne direttamente i repertori e contenuti, gli artisti di Batignolles trovano nelle stampe orientali un universo pittorico da indagare a fondo per poterne trarre sempre nuove e diverse suggestioni, motivati da questa dilagante passione nei confronti dell'arte giapponese. Gli impressionisti cominciano a collezionare in prima persona oggetti provenienti dall'estremo oriente, porcellane, costumi ambientali, ma soprattutto stampe, che da tempo potevano essere reperite con facilità nella capitale. Già nel 1862 i coniugi francesi Desaye, dopo un lungo soggiorno in Giappone, avevano aperto in una delle più prestigiose vie cittadine, Rue de Rivoli, un negozio di articoli orientali. La porte chinoise, frequentata tra gli altri da Baudelaire, altro estimatore dell'arte giapponese, Degas. Nella collezione personale di Degas figurano almeno 15 disegni di Rossige e alcuni album di Utamaro e di Hokusai. Artisti quest'ultimi profondamente amati anche da Manet, che in alcune illustrazioni eseguite per il libro Les Scherzi dell'amico Jean Plouffe-Fleury, mostrano una conoscenza più che approfondita delle loro soluzioni grafiche. Persino Manet si vanta di possedere una vasta collezione di stampe giapponesi, di cui pare abbia acquistato i primi esemplari già durante la sua giovinezza in un piccolo negozio delle Havre. Oltre a questa predilezione per l'arte orientale, l'altra grande questione che non manca di suscitare polemiche e discussioni fra gli artisti del gruppo di Batignolles è l'ormai nota quanto spinosa faccenda del Salone e della sua giuria. Alcuni pittori, fra cui gli stessi Renoir e Manet, pur rendendosi conto della manifesta ostilità da parte dei membri della giuria nei confronti delle proprie opere, considerano il Salone la sede più adatta, se non l'unica, per esporre e quindi farsi conoscere dal grande pubblico. Diverso il parere espresso da altri artisti come Cézanne, che affermano invece la necessità di inviare al Salone opere meno convenzionali, quelle cioè che con maggiore probabilità possono suscitare la riprovazione della giuria. Questo perché il principale interesse del pittore di Ahi non è quello di essere ammesso alla manifestazione, che di fatto continuerà a escludere i suoi dipinti ancora per molto tempo, quanto a quello di diversificarsi in modo netto rispetto ad altri artisti che, pur di esporre al Salone, erano scesi al compromesso di attenuare le novità del proprio linguaggio figurativo. La situazione pare prendere una piega diversa in occasione del Salone del 1869, questo grazie a un nuovo decreto che stabilisce la possibilità per tutti i pittori che abbiano già esposto alla medesima manifestazione almeno una volta, di intervenire alla scelta di una parte della giuria.